È una giornata importante per la città dell'Aquila che finalmente inizia a riconoscere perché sta prendendo forma il suo luogo della memoria, di cui l'obelisco è il tratto distintivo. Abbiamo recuperato un po' troppo tempo perso, però siamo contenti, se così si può dire, che finalmente la città ha un luogo fisico in cui riconoscersi attraverso la sua identità e la sua storia tragica recente, e soprattutto l'auspicio è che questo luogo possa essere di un seppur minimo conforto nei confronti dei familiari delle vittime. E speriamo anche che quando arriverà il bel tempo, quando magari ci saremo lasciati alle spalle l'epidemia, in questo posto possano giocare ragazzine e ragazzini, insomma, che questo luogo possa iniziare a respirare vita, gioia e speranza e ottimismo nel futuro. Rappresenta, diciamo, questa stella che guarda verso il cielo e si trova al centro di un posto importante. Qui intorno sono morte molte persone, a poche decine di metri c'è la casa dello studente. Questo obelisco, questa stella rappresenta la ritrovata dignità della città, che finalmente ha cancellato l'onta di non avere un luogo della memoria a distanza di 12 anni dal terremoto. E la cosa ancora più bella è che quest'opera realizzata dalla zia Aga profuma di aquilanità, perché è stata realizzata da artigiani aquilani. Questo è un intervento che parte da lontano con un concorso di idee e quindi il progetto che si sta realizzando è il vincitore di questo concorso di idee che è stato fatto negli anni passati. Vuole rappresentare questo intervento, vuole rappresentare una memoria che rimarrà storica per tutta la città dell'Aquila e quindi pensiamo di portare a termine questa idea che è necessaria avere nel cuore della città per memoria, diciamo, a memoria delle vittime del sisma. Nell'esperienza da vice sindaco ebbi modo di verificare come c'era un confronto abbastanza acceso tra i familiari delle vittime e i residenti. Portai avanti la posizione dell'amministrazione, che era quella di realizzare e di portare avanti con determinazione il progetto, in quanto la città non avrebbe mai scelto di rinunciare a una pagina così importante della nostra storia, una pagina tragica, ma sicuramente una pagina importante da non dimenticare e da non rimuovere. Che le problematiche relative alla larghezza delle vasche d'acqua, l'altezza dell'obelisco, l'altezza dei muretti, la mancanza di parcheggi poteva essere ovviata e sarà ovviata in altra maniera, non certo rinunciando al Parco della Memoria. Quindi una soddisfazione importante verificarlo oggi a distanza di qualche anno, ma l'Aquila non rinuncia a ricordare, sapendo poi che in questo tipo di terreno, in questa parte dell'Aquila, una delle più vulnerabili, si sono e si stanno sviluppando tecniche di costruzione importante, come vediamo anche alle nostre spalle, che noi saremo capaci di esportare al resto d'Italia e nel mondo. Qui sta scrivendo una letteratura di riferimento sulla ricostruzione e sulla capacità di reagire alle tragedie che ci rende unici nel nostro genere, proprio per le capacità che abbiamo acquisito, nostro malgrado, sulla nostra pelle.